Benvenuti a questa nuova puntata del The Flywolf Show. Questa sera siamo con due ospiti speciali, Compare Barbato e Mattia Surz, che sono gli autori di questo nuovo volume della Bonelli, che è 10 ottobre, di cui andremo a fare quattro chiacchiere adesso. Prima di tutto, ciao ragazzi, come sta andando? Ciao. Cosa? Ma allora, Una domanda troppo. sì, è molto ampia. Diciamo la presentazione di questo libro in un periodo in cui siamo tra la fine della pandemia e l'inizio di un'altra, non si capisce bene che cosa fare, come la state vivendo oltre ai 10.000 impegni. Vai Mattia, vai. Ah, guarda, abbiamo aspettato così tanto perché uscisse proprio a causa della pandemia che ora che è uscito non riesco neanche a trovare i contorni di questa promozione, perché appunto abbiamo aspettato così tanto e così tanto che quando è uscita questa data ci hanno detto lo stampiamo e quando ho cominciato a vederlo nelle librerie ero quasi sorpreso, pensavo, ah già, vero, giusto. Quindi non so come stia andando perché appunto è proprio da poco che è uscita questa cosa e non ho molto il polso della situazione, anche perché poi io non sono in Italia adesso, quindi il polso della situazione non ce l'ho. Beh, no, io no, io che sono in Italia non è che ho più polso di te, però in realtà devo dire che effettivamente siamo stati talmente tutti travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, per fare una Tanto citazione situazione oggi, odierna in noi. la grandissima regista, è cambiato talmente tutto, in tutto è cambiato nella promozione, cioè figurati che qua è la prima volta che ci hanno detto un'ipotetica data di uscita, ci hanno detto allora guarda, esce nella primavera 2020 per Cartoomix. Quello era, capito? Per cui noi siamo e da lì poi c'è stato questo balzo dimensionale in cui ci siamo trovati in una realtà che non conosciamo, che ancora adesso facciamo fatica a conoscere. Io tutte le volte che vado in stazione centrale a Milano e lo vedo lì esposto, addirittura nei primissimi banchi, tra l'altro quelli all'ingresso, Sì. io sono molto contenta, ma effettivamente la percezione è surreale. Cioè, io ancora adesso ho qualche problema quando mi esce un album in edicola, figurati te quando me ne esce uno incartonato in libreria, per cui non lo sappiamo. Siamo felici, credo di poter parlare anche a nome di Mattia, siamo felici. Siamo felici perché è uscito, perché ha incontrato finalmente il pubblico. Siamo felici perché finora il pubblico sta rispondendo molto bene. A me scrivono un sacco di persone dicendo che sono state malissimo leggendolo. Io sono felice come una Pasqua perché ovviamente. Certo, io sono ancora più felice perché non sanno cosa li aspetta. Non hanno idea del fatto che non hanno ancora visto nulla, Ma quei poverino. poveri che dicono: ah, terribile, terribile come è iniziato! E noi che diciamo: sì, 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 eh sì, sì. beh, sì, in effetti, fortino. Ma guarda. Intanto, raccontiamo un paio di cose della trama di 10 ottobre, tanto per raccontare di che cosa si tratta. Si tratta di una storia dove, in una società non lontanissima da quella dove viviamo noi, gli umani vengono progettati in laboratorio, ognuno con una data di morte che può essere definita da un'annata particolare, che sono dei compleanni particolari. Adesso mi sono segnato perché se no non mi ricordo, 3, 11, 26, 38, 57, 70 o addirittura over 70. Nessuno sa quale possa essere la propria data, quindi tutti vivono più o meno scarichi di questa tensione, però chiaramente si vanno a verificare poi delle condizioni particolari. La prima domanda, tu ho letto da qualche parte che per te 10 ottobre è una data ricorrente, che utilizzi spesso nelle cose che scrivi, ma c'è una ragione specifica oppure casuale, non ci hai mai pensato? Me l'hanno fatto Ah, ok. notare e mi hanno detto: ma guarda che tu avevi già usato il 10 ottobre in questo libro, in questo fumetto. Quindi io non lo so perché, però per me la data è stata subito quella. L'ho immediatamente focalizzata e incastrata tra mille date che potevano essere, anche perché era una storia che non aveva grandi vincoli stagionali, per cui in realtà 10 ottobre andava bene come sarebbe andato bene 14 marzo. Certo. Però evidentemente c'è qualcosa che trovassi un bravo ipnotista che mi fa tornare indietro.
in regressione, ci deve essere stato qualcosa in 11 ottobre che mi ha colpito, però non mi deve avere colpito negativamente. Perché è una data generativa, una data da cui nascono le cose, non è una data conclusiva oppure nefasta, cioè non è l'inizio della guerra, anzi, cioè. 10 ottobre è una specie di punto d'arrivo di una lunga strada, per cui si chiama così l'album, il primo, il secondo, il terzo e il quarto, ma in realtà nessuna di queste di questi quattro volumi è ambientato il 10 ottobre, sono tutti ambientati nei giorni precedenti, certo, perché al 10 ottobre ci si deve arrivare. Esatto, quindi sarà quella. Infatti ti stavo per chiedere appunto di quanti volumi sarà composto, ma hai risposto. E in realtà è una delle cose che viene più chiesta magari anche dai lettori di Flywars.net. È una cosa curiosa perché è un po' quasi una controtendenza, cioè qui i personaggi sono terrificati dal sapere quale potrà essere la data della morte, poi i lettori in realtà vogliono sapere quando finisce una storia, anche se sarà 4 volumi, 8 volumi o 10, perché comunque vogliono sapere quanto tempo investire, quindi c'è questa curiosità. Una cosa che mi ha colpito, soprattutto parlavate prima della sequenza iniziale, io l'ho trovata bellissima perché super morbosa. Mi ha fatto venire in mente il pilota di Six Feet Under, proprio il primissimo episodio, non so se ve lo ricordate, che addirittura aveva le finte pubblicità dei prodotti mortuari, era una cosa di quel tipo. Ecco, cosa attrae secondo voi? Perché noi esseri umani troviamo così morboso il rapporto con la morte, per cui un po' ci fa ribrezzo, ma comunque vogliamo sempre leggere qualcosa sull'argomento per capire cosa c'è dietro? Posso far rispondere a Mattia facendo soltanto una piccola, mettendo una puntina all'inizio? Noi abbiamo un rapporto conflittuale pure con la vita, nel senso, cioè gli esseri umani hanno rapporti complicati col sesso, hanno rapporti complicati col cibo, hanno rapporti, quindi in realtà non è che la morte sia la grande eccezione. Ecco, ciò detto, vai Mattia. Io partirei da come l'ho presa io. Credo che la morte sia centrale nella storia, ma che in realtà non lo sia poi così tanto, perché in una delle recenti interviste mi hanno chiesto come la penso, se ho paura della morte, cosa penso della paura della morte, e io per certi versi è come se mi fosse risposto che i protagonisti, eccezione almeno di Ricci, credo siano più spaventati dalla loro vita che non dalla morte in sé, perché la morte è una cosa appunto con cui hanno imparato a convivere e con cui fondamentalmente conviviamo anche noi. Perché tra l'altro in una scena se lo chiedono come si vivesse prima, parlano di noi in un certo momento e appunto spiegano a Ricci che una volta si poteva morire in qualunque momento, che il rischio e il pericolo di morte era una cosa assolutamente costante, nessuno sapeva come e dove e perché sarebbe morto. Quindi io credo che sia semplicemente una di quelle cose di cui si è sempre parlato. Credo che in qualunque società e qualunque individuo anche non abbia mai fatto altro che esorcizzare o spiegare questa cosa, perché ci conviviamo, perché sopravviviamo a qualcuno, che qualcuno ci sopravvive, è sempre andata così. E prima o poi due domande te le fai. Le risposte di Paola non sono esattamente quelle che siamo abituati ad avere. Ecco, mettiamola così. E secondo me è quello il punto. Inizi il libro catapultato in una cosa che tu non riconosci, e quella è la cosa peggiore. Ma Paola non ha mai iniziato leggera. Io non ho mai letto un suo fumetto, non ho mai letto un suo libro con un inizio soft. Tu apri il libro, ti arriva una sberla, una badilata. Sì, esatto. E poi decidi se proseguire o se andare dal dentista a riparare i denti. Non fai eccezione. Il concetto in realtà è proprio di avere avuto un approccio inverso, cioè noi siamo talmente abituati al fatto che la morte può capitare in qualsiasi momento, perché la malattia, perché l'incidente, perché la tragedia, perché i motivi di morte, insomma, sono davanti agli occhi di tutti. Ormai diciamo che è quasi un lusso arrivare a morire di vecchiaia. Ecco, ci sono quasi sempre altre motivazioni. In questa storia io ho eliminato tutto il resto, quindi la malattia non c'è più, l'incidente è diventato quasi reato, quindi il rischio è stato ridotto a un nulla.
Quindi tu hai una sorta di garanzia di vita e dopodiché sai di poter morire. Quindi hai soltanto due pesi sulla bilancia, non hai tutti questi passaggi intermedi, non hai questi rischi scampati, perché non scampi, nel senso che o dentro o fuori. E per me questo è un elemento straniante, proprio perché noi siamo abituati a subodorare la morte. Ogni volta che passa un'ambulanza per strada, tutti noi abbiamo un attimo un pensiero al fatto che può essere che qualcuno stia morendo in quel momento, che rischi di morire. Quindi non è una cosa... Tutto questo è stato completamente cancellato sulla base di un'assoluta certezza. Vedi un funerale, qualcuno è morto, non lo vedi? Non è morto nessuno. E questo per me era proprio un cambiare prospettiva in maniera radicale. Ma secondo te il fatto che noi viviamo in una società che in un certo modo comunque la rifugge la morte, cioè la televisione ci insegna che plastiche, lifting, trucchi ci possono estendere la vita quasi all'infinito, che dobbiamo sembrare ossessivamente giovani e prestanti all'infinito, lo scrivere una storia come 10 ottobre, dove invece in realtà comunque tu hai una data di scadenza, anche se poi non la conosci, è una controtendenza, è una sorta di riflesso questo. Sì, è una controtendenza, ma è anche un sottolineare l'ineluttabile, cioè tu ti puoi fare tutti i lifting del mondo, ma quando arriva, arriva. Cioè non ci sono, tranne forse le persone che si sono fatte congelare, perché so che ci sono stati alcuni miliardari sì. Che si sono congelati nella speranza di... ma comunque anche quando dovessero scongelarli, sempre vecchi saranno. Questa è una cosa per cui in realtà il concetto di morte, il concetto di vecchiaia non sono la stessa cosa. La paura di invecchiare perché ci si avvicina alla morte è un conto, però per dire, se uno dicesse tu puoi vivere in eterno, però eternamente novantenne, non so quanti no. Firmerebbero, ecco, perché anche quello è un punto. Però sicuramente... Ma a me interessava, in questa storia ho affrontato tantissime cose, tutte più o meno sotto traccia, che hanno, è vero, a che fare con la vita, ma anche col nostro atteggiamento di ricerca del controllo assoluto, no? Del momento in cui ho concepito una società che è perfettamente controllata, come in 1984 era perfettamente controllata in un'altra maniera, quella di Orwell. È comunque il controllo che è una nostra grande ambizione, cioè avere in mano la situazione è una delle grandi chimere della nostra specie. Noi non avremo mai il controllo. Si sono rassegnate tutte le altre specie, la nostra no. Cioè da noi la rana casca nel secchio, prova a nuotare un po', poi dopo un po' dice vabbè, e si lascia morire. Noi no, noi... Siamo sempre fino all'ultimo, perché speriamo che piuttosto ci cali una scaletta dal cielo, il Deus ex machina di turno, ma abbiamo proprio un'incapacità di accettare ciò che la nostra natura è, cioè mortale. Ma guarda, io mi sono immedesimato tantissimo nella storia, questo ovviamente perché mi è proprio piaciuta, e cioè, da ipocondriaco penso che vivrei tutto l'anno precedente uno dei felici compleanni in paranoia totale, cioè sarebbe un disastro, un po' come succede poi alla madre di Ricci, che si trova in una condizione per cui il figlio sta per compiere il suo 11esimo, che è l'inizio della storia, e non la prende bene, mentre invece lui è tranquillo, cioè lui vorrebbe il carro funebre con i fulmini ai lati, la vive serenamente, un po' come tutte le nuove generazioni affrontano i cambiamenti meglio di quelle che arrivano da qualcosa che c'era prima. Comunque... Sì, ma anche... Sì. Scusa Mattia, ti lascio andare subito. Prego. È anche il punto dove attecchisce sempre meglio la propaganda. Io faccio sempre le citazioni colte. Nel film Cabaret si vede questo giovane ragazzo biondo che si mette a cantare una canzone che è un inno nazista. All'inizio vedi solo lui e ci avrà 15 anni, canta, è bellissimo, è meraviglioso, man mano che allargano vedi la svastica, vedi la divisa, eccetera. Cioè... Il fatto che gli esseri umani freschissimi subiscano la propaganda in maniera molto meno filtrata, cioè non hanno senso critico, per cui la prendono per buona e basta, e se la vivono. Questo è uno dei grandi nodi. Vai Mattia. No, io invece da subito, quando ho iniziato, perché devi sapere che io non la conoscevo per intero la storia, quindi quando l'ho iniziata, per certi versi è come se io avessi un po' creduto
a quello che Paola stesse raccontando, nel senso che a me sembrava più un'utopia che non una distopia, perché vivere in un posto in cui non esiste il crimine perché non ci sono più motivi per delinquere, un posto in cui non ti puoi ammalare di nulla, un posto in cui le persone che attorno non rischiano e tu sei praticamente quasi sempre sereno, quasi sempre, no? Per uno ansioso come me direi, ma io forse in un posto così ci vivrei, cavolo, perché sì, so che può succederti qualcosa, ma so già quando, tutto il resto del tempo io non ho nessun tipo di preoccupazione. E quindi a quella specie di felicità che sembra, no? Permeare un po' gli abitanti di questa cittadina in cui si svolge la storia, io un po' ci ho creduto all'inizio, pensavo, beh, ma forse non è così male. Sì. Poi Questo lo pensavo all'inizio, perché non mi ero fatto le domande giuste, o meglio, perché i protagonisti di 10 ottobre poi mi hanno messo davanti delle domande a cui non potevo più rispondere con questa, no, perché in realtà quello è non estetico, non è vero, non è vero. senti Mattia, io ho trovato le tue tavole molto, molto rasserenanti, anche proprio nella gestione di questi cimiteri che vengono comunque vissuti quasi come parchi pubblici, tutti divisi con le lapidi per età che agghiacciate. Una cosa del genere l'ho provata solo vedendo i cimiteri di guerra, dove vedi le date di morte di tutte le persone che, cioè, per esempio, mi è capitato di vedere quello di Normandia, più o meno il D-Day era la data di morte della maggior parte delle persone che erano seppellite da quelle parti. Ho letto nella postfazione del libro che comunque una delle fonti di ispirazione sono state le illustrazioni di Norman Rockwell, quindi comunque un'illustrazione positivista molto anni 50. Quali sono stati gli altri riferimenti che hai utilizzato per definire questo mondo? Guarda, in realtà Rockwell è arrivato in maniera diretta, se non altro, molto dopo la lavorazione del libro. È arrivato quando abbiamo cominciato a pensare alle copertine. Quando invece c'era bisogno di trovare l'atmosfera, io non avevo un riferimento diretto, se non per alcune cose, per esempio i cimiteri, quest'aria così silenziosa ma tutto sommato serena derivava dai cimiteri americani, appunto. Dove vivono loro è quella roba là, è la casa dei Simpson, no? Fondamentalmente sono queste casette tutte uguali dove c'è la famigliola perfetta, quelle che escono dalle pubblicità di detersivi. Però io non ho voluto, o forse non ne ho avuto bisogno, perché appunto le redini, io a un certo punto ho detto, vediamo un po', io tengo queste, tu tieni queste, però è sempre stato a doppio gioco, no? Questa cosa qua. Quindi quando io ero incerto, andavo da Paolo e le dicevo, secondo te è questo che deve restituire? Quindi in realtà l'atmosfera l'ho creata proprio sul campo, proprio è stata la storia e sono state le diverse sequenze che mi hanno portato a fare delle scelte piuttosto che altre, ma anche la regia è sostanzialmente abbastanza pacata sempre. E la cosa più grossa che crea quel contrasto di cui parlavi è sicuramente l'uso del colore. Allora. Perché ho colorato tutto desaturando. Ho fatto due, tre, quattro palette che sembrano, se le isoli, non dico delle scene di Miyazaki, ma è comunque qualcosa di incredibilmente rassicurante. Sono È tutti vero. colori, anche quando ce ne sono pochi di colori, che in realtà non stanno dicendo quello che succede nella storia. Cioè, a livello narrativo, quando si colora di solito, cioè, uso il rosso perché ti agita, uso il verde perché ti distende, un po' la teoria dei colori vorrebbe quello. Io ho sempre fatto un po' il contrario, no? E quindi ci sono queste scene agghiaccianti in classe, no? Dove fanno, che so, un po' di ripasso di educazione civica, che secondo me sono veramente horror, con questo ambiente che sembra davvero una scuola degli anni 50, con questa luce che invade da tutto. Credo che questo contrasto, anche a livello proprio testo, immagini, renda la lettura ancora più insopportabile. E più va avanti, più diventa insopportabile, perché la senti sempre più scricchiolare, dici basta tutta sta luce, basta tutto sto salvia, sto ruggine, tutto sto carta da zucchero, ma basta, perché non ci credi più. Infatti l'ho trovato estremamente morboso, proprio per quello non riuscivo a smettere di leggere, quindi non vedo anche fra l'altro l'ora di leggere i prossimi volumi e spero che escano con una
certa regolarità proprio per potermela divorare per bene. Tu lavori in digitale o in analogico, cioè a matita o con la tavoletta? Questo l'ho fatto tutto in digitale. Ok. L'ho fatto tutto in digitale, ma proprio perché era un lavoro enorme, con tantissime pagine. Ed era un lavoro che appunto gestivamo io e Paola quasi da soli. E se non, anche se non c'era un reale editing, io ho sempre avuto bisogno di rapportarmi. Io prima di mettere in bella una matita, Paola l'aveva vista. Sapevo che dopo, diciamo, le analisi di Paola sarebbe venuta meglio, perché una cosa che io non sapevo di Paola finché non ci ho lavorato appunto è che credevo che lei avesse in mano le redini soprattutto della questione narrativa, della questione strutturale della storia. Lei invece trovava gli errori, mi diceva alza quello zigomo, qua questo bambino ha perso l'età, qual è dimagrita, e dicevo mazza che occhio. E quindi quando ti abitui a lavorare con una cecchina del genere dici boh, so che il mio lavoro non è nella versione definitiva, e quindi diciamo l'ho proprio un po' sfruttata questa sua capacità di controllare la cosa, perché so che da solo non sarebbe venuto com'è. Ecco, ma la vostra routine... Scusa. No, volevo dire che c'è stata la scelta, per me una scelta bellissima, di mantenere sostanzialmente il disegno a matita, per quanto in digitale, cioè il ripasso a china non c'è stato, e perché volevamo anche all'interno di questa falsa, allora all'interno di questa falsa perfezione, il disegno ripassato a china, magari con i neri pieni, avrebbe finito con lo stridere, con come cercare di appoggiare una tesi che era sbagliata. Invece il fatto che ci sia una specie di sottotesto di provvisorio anche nel disegno, cioè il disegno è fatto ma non è chiuso, è ancora in divenire, sta ancora diventando, nonostante sia colorato, nonostante sia stampato. Sì. Anche questo era un messaggio che poi l'occhio del lettore riceve. Va detto che su tutto io e Mattia abbiamo lavorato, cioè non c'è nessun genere di casualità in questo lavoro, nel suo complesso e nelle singole parti. Cioè noi ci siamo fatti un mazzo tanto su tutto. Cioè ci siamo fatti domande su tutto, su qualsiasi elemento. Se c'è un elemento all'interno, è come The Truman Show, dove tutti gli elementi della serie... Oh, che citazione stasera, ragazzi! Dove tutti gli elementi della serie televisiva erano anche in vendita. Sì. Alla stessa maniera, non esiste un elemento che è stato inserito in un contesto perché così. Gli elementi sono inseriti nei contesti perché... ci serviva quell'elemento lì, perché significa quella cosa, perché simboleggia quella cosa. E questo vale per tutto. Cioè è stato un lavoro su cui ci abbiamo buttato non so quanti neuroni, io avevo un avanzo di poco, però ce li ho buttati. Poi, venuto, non venuto, piaciuto, non piaciuto, quello è tutto un altro discorso. Ma di sicuro non possiamo dire ma no, abbiamo tirato indietro, ci siamo risparmiati, abbiamo pensato... Ricordo, ricordo una lunghissima revisione solo per controllare che tutte le comparse indossassero un medaglione, e quante ne avevo scordate, non hai idea, cioè sono queste le piccolezze che dici, però se ci fosse stato qualcuno senza sarebbe stato un errore giornale, perché non puoi uscire senza quella cosa lì, è un reato, tu lo devi indossare. E quindi noi abbiamo dovuto controllare tantissime di queste sciocchezze, io per primo disegnando, ma poi ovviamente qualche cosa ti scappa sempre. Ma è chiaro. A lui come a me, capiamoci, a tutti e due, ogni tanto l'incongruenza saltava fuori, allora tutti e due ci ripigliavamo un attimo e sì, andavamo a sistemare. Gli occhiali, cosa abbiamo fatto? Quindi, gli occhiali la vista. La vostra routine come è stata? Cioè, tu qua l'avevi già scritto tutta la storia, tutta la sceneggiatura quando l'hai affidata a Mattia, oppure era un divenire mentre intanto lui disegnava le tavole? È stata più che un divenire, perché in realtà io ho avuto l'idea, ne ho parlato con Mattia, sono andata in Bonelli, ne ho parlato con Michele Masiero, non c'era nulla, non c'era neanche uno straccio di foglio di carta con su scritte 20 righe, e lui mi ha detto va bene. E quindi, cioè, noi siamo partiti così, al che la prima cosa che abbiamo fatto ovviamente è stato mettere a fuoco i personaggi, che ancora erano personaggi
non recitanti. Quindi abbiamo avuto una prima versione di tutti, poi abbiamo dovuto fare tutta una prima versione degli ambienti, eccetera, eccetera, finché io ho iniziato effettivamente a sceneggiare, quindi a partire con le prime 10-20 tavole. Io scrivevo e Mattia disegnava e man mano aggiustavamo il tiro, tutti e due, anche nei toni, anche nelle cose, cioè io provavo le sequenze una volta, poi due volte, poi non funzionava, tra l'altro con la raccomandazione che ci aveva fatto Michele di cercare di avere una chiusa ogni 20 tavole. In questa maniera noi non sapevamo in che formato sarebbe uscito, poteva uscire solo come graphic novel intera, poteva uscire a puntate come sta avvenendo, ma poteva anche uscire in fascicoletti, cioè dovevamo avere la possibilità che fosse il più possibile declinabile. Quindi noi ogni 20 pagine avevamo la chiusa e anche quello ci ha condizionato nei ritmi, cioè comunque non ragionavamo mai sulla lunghissima distanza, ma sempre ogni volta sul blocco, sapendo che il blocco poi si inseriva nella serie di blocchi che poi eccetera eccetera. E questo è stato, ha condizionato moltissimo la maniera di lavorare di entrambi, perché io di solito lavoro, non lavoro mai, è difficilissimo che io lavori mentre il disegnatore mi segue. È capitato raramente, è capitato in casi eccezionali, ma di norma io inizio, finisco e poi passo la palla al disegnatore. Qua no, questa è stata proprio una... c'è stata una storia che è stata veramente lavorata a quattro mani in tutti i sensi. Ma Mattia, tu nella, sempre nella postfazione fai vedere che fondamentalmente al terzo tentativo di definire il design di Ricci hai trovato quello giusto. Qual è stato il personaggio che invece è proprio centrato subito e quello che invece proprio ti ha pesato tantissimo da individuare? Ma guarda, parto proprio da Ricci, perché Ricci sappiamo perfettamente a cosa servisse. Avevo degli aggettivi che lo definivano in pieno, sapevo esattamente dove non dovessi andare. Il problema di disegnare un bambino e di renderlo sostanzialmente protagonista di una storia è che non ti puoi appoggiare, come succede spesso quando costruisci un personaggio, ad una reference esistente, perché alcuni, anche se prenderli è stato difficile, sapevo da dove partissero, perché o io o Paolo, tutti e due, avevamo deciso che somigliassero a qualcuno. Questa è anche una cosa che si è sempre fatta in Bonelli tradizionalmente, certo. Ma poi è facile per la gestione della riconoscibilità, le reference, eccetera. Quindi sapevamo che Dennis sarebbe partita dalla matrice dell'ultima Katie Bates, piuttosto che Andy da Toni Collette. Insomma, avevamo delle idee. Ricci era difficile, e quindi Ricci è quello forse che è cambiato di più, perché io mi sono accorto che più che negli altri personaggi sono riuscito a infilare insomma, nei suoi tratti proprio di morfologia, proprio di fisionomia, la sua personalità, la sua psicologia. L'ho addolcito nel tempo, infatti, l'ho ammorbidito, nonostante dovessi stare in bilico su un'età difficile da disegnare. Ricci è diventato, di volta in volta che lo mettevo a fuoco, sempre più irresistibile, perché Ricci ogni volta che guardi in camera, più va avanti la storia peggio è, più ti spezza un po' il cuore, perché capisce le cose mentre le capisce il lettore, quindi empatizzi, e in più è un bambino, e con un bambino, a un bambino non vorresti mai che capitasse quello che tocca che vivere. Ma guarda, parlando di citazioni, adesso mi hai veramente sbloccato una connessione, perché è una domanda che stavo per fare a Paola, ma che in realtà effettivamente guardando la copertina, facciamo di vedere qui, il design mi fa venire in mente il giovane Will Wheaton nel film Stand By Me. E in effetti stavo pensando che anche il rapporto che lui ha con i due genitori è molto simile al rapporto che il protagonista di Stand By Me ha con i suoi genitori. Io credo che Paola abbia scandagliato bene la produzione di King, quindi se ogni tanto qualcosa esce rimasticato sia del tutto inevitabile. Piace molto anche a me, lo leggo anch'io, e quindi credo che poi C'è una appunto citazione. che io non lo so se lo sia, chiediamolo a lei.
quanto sia consapevole o quanto voluta. No, è inconsapevole, però sicuramente qualcosa viene giù da lì, viene giù da It, viene giù da tutte le storie che hanno come protagonisti dei ragazzini in quella fascia d'età che va dai 10 ai 13 anni, prima che si affacci l'adolescenza che poi si magna tutto. È una terra di nessuno ed è per questo che King la frequenta così bene, perché è proprio una zona in cui tu divieni, non sei mai, non sei niente, sei sempre qualcosa che stai diventando. Ed è per questo che io ho scelto quell'età, tra l'altro avendo sott'occhio, insomma, avendo io tre figlie, per cui ho visto sia in loro che nei loro compagni, insomma, quando ho frequentato quelle fasce d'età, come effettivamente ci sia questo momento in cui ci si stacca gradualmente dall'infanzia, ma per andare non si sa dove. È il momento in cui non sai più cosa chiedere a Natale, perché non vuoi più giochi, ma non vuoi ancora dell'altro, non sai cosa vuoi. Ed è per me questo momento di vuoto, di formazione, di Big Bang personale, perché poi per me alla fine in realtà la grande parte della personalità inizia a svilupparsi in quella fascia d'età lì, era interessantissima. Che poi è lo stesso pubblico a cui mi rivolgo anche nei libri per ragazzi che faccio, che sono libri horror, e che si rivolgono alla fascia 8-12 anni, e io tutte le volte metto sempre dentro questi elementi qua, cioè l'elemento del non conoscersi. E quando vado nelle scuole, chiedo ai bambini e ai ragazzini di definirsi con tre aggettivi, il primo lo trovano, il secondo a fatica, il terzo non arriva mai, perché non lo sanno. Beh, credo che anche molti adulti potrebbero avere qualche difficoltà a trovare tre aggettivi onesti con cui definirsi. Sì, può essere. I protagonisti della storia invece hanno degli aggettivi incredibilmente precisi. Credo che raramente, non perché ci abbiamo lavorato, ma che raramente nei fumetti ci siano dei personaggi così tanto ben delineati, non solo dal punto di vista strutturale, insomma, del character design, ma proprio che li impari subito, li conosci subito, perché una delle cose che è abituata a fare Paola, soprattutto nei romanzi, sono contentissimo che in questa storia, che invece a fumetti, sia sopravvissuta questa sua capacità, sia quella di dirti com'è qualcuno, ma non perché lo descrivo con gli aggettivi, ma coi fatti. Tu fai fare delle cose a qualcuno e quelle cose le fa solo un timido, quelle cose le fa solo uno sbruffone, quelle cose le fa solo un menefreghista, o quelle cose le fa solo uno che è timoroso. E quella roba lì mi è servita a disegnare i personaggi, perché è una questione di recitazione. Ci sono dei personaggi che si muovono in un certo modo e altri da un altro. Io arrivando da Disney lo so, perché mi dicono Pippo cammina in un modo e Topolino no, io quello lo so. È come se avessi portato quel concetto estremizzato anche dentro un disegno più realistico. Perché sì, Paola, la postura è base. La postura di un personaggio dice la metà di quello che dobbiamo sapere di quel personaggio. Per cui noi sulla postura di questi protagonisti abbiamo ragionato tantissimo, proprio perché è vero che se tu osservi una persona, da come sta in piedi, di quella persona capisci tanto. Anche se può non sembrare, anche se può sembrare un'osservazione superficiale la mia, invece secondo me è proprio così. Il linguaggio del corpo è vero. E per disegnare utilissimo, o meglio, cambia proprio il tuo approccio al disegno dei personaggi, anche il modo di farli convivere nelle vignette cambia completamente, perché loro si trovano tutti nella stessa situazione, ma sembra una cosa assolutamente fortuita, perché a conoscerli uno per uno non ti verrebbe mai da pensare che potrebbero avere qualche rapporto i protagonisti di questa storia. È vero, infatti mi auguro, se sicuramente ci sarà uno schema che spero di scoprire prima di leggere il prossimo volume, perché mi piace fantasticare poi sulle storie che mi diverto, poi avere conferma di queste cose. Tra l'altro proprio il personaggio del signor Cole, che è il vicino anziano di Ricci, secondo me forse è quello che più è umano, proprio per la sua paura di non sapere quando finirà il suo tempo, dicevano alla fine non ho vissuto, non sapendo quando morire non ho vissuto, mi è piaciuta moltissimo questa contraddizione.
Ma tra l'altro è un arco, nel senso che tutti i personaggi, uno alla volta, manifesteranno qual è stato il loro modo di vivere insieme a questa condizione che accomuna tutta quell'umanità. E la sua era, secondo me, la più spontanea, la più immediata, che è io so che posso morire a determinate date e da questo non sono riuscito a prescindere. Ed lui è un personaggio, Wilford è un personaggio che io ho amato molto. Tra l'altro Mattia ci ha fatto sopra un bellissimo lavoro perché il viso di partenza è il viso di Robin Williams, a cui poi sono state modificate le cose, anche dei colori, però quella tristezza, io dicevo, io voglio che lui abbia quegli occhi lì. Perché Robin Williams poteva avere degli occhi di una tristezza assurda e io quella cosa la volevo, cioè quel senso di gabbia, di rassegnazione, di incapacità di reagire. E lui non ha trovato neanche uno strumento. E poi, partendo da questo zero, cioè dall'uomo che non ha mai trovato uno strumento, passiamo invece agli altri personaggi che ciascuno alla propria maniera uno strumento lo ha trovato. Poi ovviamente ci sono strumenti positivi, strumenti negativi, però è possibile la reazione. Quindi Wilford è il personaggio atono, è il personaggio che non è riuscito a risuonare in alcuna maniera, non prova neanche rabbia. Non Sì, prova, non prova nulla, ha questa ha lasciato assenza di vivere. emozioni terribile. E questo suo legame con questo bambino è ancora più, secondo me, ancora più struggente perché evidentemente è l'unico, e poi insomma andando avanti si vedrà, è l'unico legame che alla fine lui è riuscito a instaurare, che è una Sì. roba folle, però è così, ed è così davvero per molte figure. Sì, non è capace, ma infatti dal punto di vista disegnativo io dovevo arrivare subito ad avere non tanto una faccia da poter replicare, ma una specie di sentimento. È come se appunto una volta Paola, quando abbiamo parlato di questa cosa insieme, le dicesse scopriamo tutti di avere una malattia, no? Ci sono 7 persone che scoprono tutti di avere la stessa malattia e noi stiamo indagando qual è la reazione alla stessa cosa di persone molto diverse tra di loro. Un gruppo di sostegno, sì. Sì, e la cosa bella secondo me è che non, uno magari si sentirà più vicino a qualche personaggio rispetto ad un altro. Il punto è che secondo me Paola è riuscita a spiegarli tutti e quindi il motivo per cui loro hanno reagito come hanno reagito a questa società è sicuramente se un altro è chiaro, se non è condivisibile, se un altro è chiaro. Che serve poi per andare avanti nella storia, serve saperlo come hanno reagito, perché spiega le decisioni che prendono. Senti, Paola, 3, 11, 26, 38, 57, 70. Io da matematico provo addirittura a pensare che potesse esserci dietro una serie numerica di qualche genere. Perché proprio quei numeri? In realtà, quando viene fatta la spiegazione del Sì. perché siano state scelte quelle età, dietro c'è un mio ragionamento. Cioè, io mi sono posta veramente nella posizione e ho fatto una sorta di media dicendo, immaginando l'età media dell'essere umano in circostanze, appunto, in queste circostanze definiamole ottimali, quindi sempre con la stabilità economica, sempre con la salute, sempre con l'inserimento nella società, mai essere lasciato indietro, eccetera, fino a che età sono tutti utili. Fondamentalmente il concetto è: quando è che i bambini, concedetelo, cominciano a rompere il cazzo? Beh, è proprio così. Quando iniziano le prime effettive interazioni reali. Quindi ho detto dai 4 anni, per cui fino a 3 anni i bambini sono godibili. Il loro essere godibili vuol dire che devono essere tenuti tutti, perché sono tutti giusti. Dopodiché c'è il primo passaggio fino a 11 anni, dove sono una sorta di incentivo, no? Una spinta per gli adulti, quindi sono
motivo di gioia, motivo di interesse, motivo di impegno per gli adulti, quindi diventano funzionali. Dopodiché si passa a diventare produttivi, da produttivi poi si passa ad essere esperti, poi da esperti si passa ad essere saggi, poi da saggi si passa ad essere elementi di pregio, di importanza per tutti, e poi c'è un piccolissimo numero che sono i sopravvissuti del 70° compleanno, che rappresentano fondamentalmente l'aspirazione. Se tu hai più di 70 anni, chiunque ti guarderà dicendo: pensa che forse anch'io potrei arrivare a più di 70 anni. E questo è di nuovo lo stesso incentivo che c'era quando eri un bambino. Quindi è un cerchio. Ma sai che questa storia, fra l'altro, proprio io ho tre figli anch'io, due figli hanno compiuto 11 anni pochi giorni fa, quindi mi sono divertito moltissimo su questa cosa. Ed è stata la prima graphic... è stata la prima graphic novel che abbiamo letto tutte e tre, perché dopo gliel'ho passata, quindi l'hanno vista. E una delle due mi ha detto, dice, ma quindi ci sono un sacco di bambini orfani? Certo. È curioso questo aspetto, quindi verrà esplorato anche questo aspetto. Non viene tanto esplorato, viene citato e se ne parla, perché si parla anche di varie tipologie di famiglie, di quello che la società si aspetta di fare, di quello che la società fa, perché, ripeto, è una società perfetta nella quale non viene tollerata l'imperfezione, sia in termini di morte, quindi se una persona muore al di fuori delle scadenze, questo è profondamente disdicevole, perché vuol dire che non è stato attento, che non ha apprezzato il dono della vita che gli è stato dato, e questo riserva loro, vabbè, è un piccolissimo spoiler, ma insomma, riserva loro anche uno spazio reietto nei cimiteri, cioè ci sono degli spazi circoscritti nei quali ci sono i morti indegni, cioè quelli che sono morti perché sono inciampati, vergogna, ecco, cose simili. O che sono morti suicidi, perché capiamoci. E tutto questo esiste, cioè grattando sotto la patina, c'è tutto il resto. E tutto il resto fa sì che anche la società così perfetta, di fronte all'imperfezione, ai genitori sbagliati, ai vedovi, agli orfani, intervenga, e quello loro lo definiscono un ricollocamento, per cui o tolgono i figli e li ricollocano, oppure in assenza di genitori il figlio viene preso e viene ricollocato. Cioè, tranquillamente loro spostano le pedine e dicono: ok, abbiamo avuto due scadenze avvicinate, bene, allora è rimasto un bambino ricollocato. E poi si parte dall'assunto che non tutti, come succede adesso, abbiano la facoltà di diventare genitori o di creare una famiglia. Sì, esatto, quello lo dicono all'inizio, perché i genitori di amici non... Era spiegato anche meglio più avanti con altri esempi, perché ci sono delle situazioni in cui Ricci non sa, non capisce, perché lui vive lì e gli hanno insegnato così, e lui dice, ah, quindi questa cosa... E comincia a avere delle crepe, no, nelle sue sicurezze, proprio perché è messo davanti a dei fatti che non sono previsti, che sono comunque imprevedibili, ma che lì non sono previsti. Dal momento che non sono previsti, lui non sa cosa pensarne. E, insomma, va così. Basta pensare che una coppia, per avere un figlio, deve avanzare un'applicazione, cioè una coppia o anche una persona singola, perché non ci sono, da questo punto di vista, sono ammesse tutte le genitorialità, ma devi superare il test per diventare genitore, con tutta una serie di criteri che si basano sempre sull'equilibrio, in questo caso l'equilibrio psichico, visto che quello fisico c'è, perché sono tutti sani e fertili. Infatti la madre di Ricci è una completa anomalia, lei non reagisce in maniera normale, infatti Ricci non la capisce, perché le altre mamme che hanno perso dei figli o le mamme dei suoi compagni di classe non reagiscono come la sua. E lui non capisce. Lui non capisce. È triste perché non gli comprano il funerale che vogliono, perché vorrebbero per il suo compleanno. Lui è appassionatissimo, per lui è un Luna Park, è bellissimo, sono i negozi che preferisce. Ma la frase emblematica che Ricci dice, la dice riferendosi alla morte del fratello Douglas. Lui dice: io non capisco perché la mamma non se l'aspettasse. Doug se l'aspettava. Sì, cioè, esatto. Douglas è morto serenissimo. A un certo punto era lì, tac, è morto.
E la madre l'ha presa male e lui dice: ma non capisco perché l'ha presa così, ma lui non l'ha presa benissimo, quindi. Ed era suo fratello. Beh, infatti una delle cose più agghiaccianti che ho trovato è il tema che devono fare, che è una sorta di bilancio a 11 anni, perché sì. Poi c'è la complemorte, quindi non si sa bene come dopo andrà a finire. E anche la bambina, la compagna di classe di Ricci, che racconta il suo tema e fa la festa poco prima di Ricci, è serenissimo in tutto questo, cioè è una festa qualsiasi, è il pigiama party per la prima volta. Sì, inizia sereno, inizia in maniera... Far raccontare tutte queste cose, spiegare dove siamo precipitati. Nelle prime pagine della bambina credo che sia molto barbato questa cosa qua. Perché io appena l'ho letto ho detto, mazza, se andiamo avanti così... Perché lei mi aveva detto che non era, e in effetti è vero, una delle cose che ci si può aspettare da lei a livello di tematiche, non era ascrivibile ad un thriller, ad un horror. Io credo sia pure peggio. Non vedo l'ora di leggere i prossimi. Ha ragione veduta, credo sia pure peggio perché c'è qualcosa di molto lucido, non puoi chiudere gli occhi come quando sei... Mamma mia. Comunque Mattia ne è uscito malissimo, io ve lo dico, ne è uscito malissimo. Ancora adesso, a distanza di, mi ricordo perfettamente del pomeriggio in cui ho letto tutto il finale, e non l'ho ancora accettato, però va bene, ormai è finito. Mattia, una domanda un po' marzulliana che faccio a tutti i disegnatori che passano da queste parti. Però è una delle ultime, quindi perdonami se è un po' pesante. Come disegnatore, tu che rapporto hai con lo spazio bianco, con quello che non si vede tra una vignetta e l'altra? È una bellissima domanda, perché la closure, lo spazio tra le vignette, io credo che sia l'essenza del fumetto stesso. E quindi è una cosa a cui io faccio attenzione, nel senso che quando disegni o quando guardi un film e quando leggi un fumetto, tu non dovresti sentire il supporto. Cioè, quando guardi la TV non guardi l'apparecchio, no? Non guardi i bordi proprio del televisore come oggetto, così come non dovresti sentire il bordo delle vignette o accusare, diciamo, no? Lo schermo del cinema. Però con i fumetti è diverso, perché siccome sei sul carta, siccome stai disegnando, quella cosa del montaggio ce l'hai solo grazie a quello. E quindi per me lo spazio bianco tra le vignette è tutto quello che non era proprio tutto indispensabile raccontare. Cioè, probabilmente lì in mezzo, io e anche Paola, forse Paola meglio di me, sa che cosa c'è in mezzo a quelle cose lì. Anzi, ne moltissime. Ti direi che noi moltissime delle cose che sono rimaste tra una vignetta e l'altra le sappiamo e rimangono lì, e rimangono lì. Succede in tutte le storie. Sarebbe posso bello dire, non per sboronaggine, ma è talmente pieno quello spazio bianco. Quando per esempio mi hanno detto di rifare Il lungo addio di Dylan Dog, io ho riscritto Il lungo addio raccontando tutto quello che non era stato mostrato. Quindi tutto quello che c'era esattamente fra le vignette della storia originale. E c'era una marea di roba. Ce n'era tantissima e noi potremmo riscrivere tutto 10 ottobre senza mostrare nulla di ciò che abbiamo visto, ma raccontando tutto il resto. E cioè ci sono intere storie. Nello spazio fra una vignetta e l'altra, quindi è veramente uno spazio, è uno spazio di cui si potrebbe pure aver paura. Sì, molto, perché questo somiglia, appunto, senza fare troppo il filosofico, alla vita, nel senso che quella roba lì e quegli spazi lì sono tutte le occasioni perse, e noi siamo una somma di occasioni perse. Cioè, le vignette sono quelle che si sono compiute. E la storia è compiuta lì in quelle vignette che lei ha scritto e io ho disegnato. E in mezzo ci sono tutte le occasioni perse. O appunto, oltre a quello, a me viene da pensare, quando scrivi, però pure quando fai fumetti, è qualcosa che tu hai deliberatamente deciso che non servisse. È la cosa più difficile quando scrivi fumetti. Un bravo sceneggiatore sa qual è la vignetta successiva.
Io riconosco un buon scrittore di fumetti se sa qual è la vignetta successiva, quella migliore. Accidenti, no, be bellissima risposta a tutte e due, grazie davvero per questo. Una domanda molto più leggera, visto che poi comunque l'ho vista anche fra le domande dei ragazzi che ci stanno seguendo. Quando usciranno i prossimi volumi? Allora, la cadenza dovrebbe essere bimestrale, però senza, credo che non ci sia un legame fortissimo alla data, per cui se il primo è uscito il 4 non significa che il secondo uscirà anch'esso il 4. Verranno comunicate man mano le date, però la cadenza dovrebbe essere bimestrale, per cui insomma ci diamo Sì. appuntamento a gennaio. Ok, beh, sarebbe bello vederne uno uscire il 10 di ottobre, magari l'ultimo, così Guarda, chiude siamo stati lì, ma poi alla fine non se ne è fatto nulla. immagino, andava troppo lungo, suppongo. Secondo me, tra il terzo e il quarto sarebbe meglio aspettare il meno possibile, perché sennò qualcuno, magari Paola, io non voglio che nessuno le faccia del male, qualcuno la va a picchiare, tra il terzo e il quarto la va a picchiare, perché non si finisce un albo lì. Accidenti. Beh, ma è un mondo dove mi piacerebbe ritornare. No, no. No. È una storia che si è esaurita, cioè una storia che è stata raccontata e si è compiuta. Non è rimasto nulla di incompiuto. La storia è piena, è tonda, e quindi le cose rotonde non vanno mai più toccate. Per cui, per quanto io poi mi senta legata, poi ognuno di noi, beh, di noi, ognuno di noi due siamo. Ha il suo personaggio, no? Che è il personaggio che per certi versi lo rappresenta. Io ho adorato il personaggio che mi rappresenta, cioè nonostante non gli ho risparmiato nulla, però l'ho adorato. E gli farei un torto micidiale se pretendessi di raccontare qualcosa in più. È finita, è una storia finita. È come quando torni da una vacanza, non è finita. Ne puoi andare a fare un'altra. Ecco, quindi la risposta sarebbe se dovessi ripartire, no? Se Paola di nuovo si fermasse e mi dicesse salta su, adesso salterei su ancora più volentieri della prima volta. Però per andare da un'altra parte, non so dove, Vi ho paura. posso chiedere se state già lavorando a qualcos'altro di nuovo nel frattempo? Sì, non insieme purtroppo per il No, momento, ok. però lei lo sa, che lo dico anche pubblicamente, lo dico privatamente, è difficile trovare una sintonia simile, non solo di intenti, ma proprio nel lavoro quotidiano, perché credo che abbiamo la visione di cosa sia una buona storia abbastanza simile. Sì, io ho finito una storia mia. Tutta mia, scritto e disegnato per la prima volta, faccio l'autore, non so quando uscirà, però questa è finita. E poi per un po' anche perché sono così doppio, io per un po' sto in Disney adesso, ho Ok, bisogno quindi. di riprendere un po', stare là, che lì si sta bene. Un po' di solarità, ok. E Sì, tu, sì, Paola? sì. Io sono una donna stanca. Questo è stato un anno molto, molto pesante. Molto fortunato, a differenza di tante altre persone, io ho lavorato di più quest'anno ed è uscita tantissima roba mia, tra l'altro anche scritta molti anni, 10 ottobre stesso, risale al 17, per cui insomma, Insomma, un po' indietro. cose che sono uscite, però si sono veramente tutte sommate, c'è stato tantissimo da fare, tantissimo da lavorare, tantissimo da revisionare. Non ho ancora finito perché dovrebbe uscire entro la fine dell'anno anche un Comics and Science, disegnato da Riccardo Burchielli. E io dovrei stare lavorando al mio prossimo romanzo, ma faccio molta fatica per appunto tutta la serie di cose che si sono sommate. Sto lavorando una sceneggiatura di Dylan per l'Old Boy e dovrei mettermi a lavorare su un altro romanzo per ragazzi, però queste sono le ultime cose e ho detto che devo tirare i remi in barca un po' perché ho bisogno di un pochino di riposo nel senso proprio di non accumulare così tante cose, soprattutto così tante cose diverse, per cui mi auguro di
avere un pochino di fiato per qualche mese, concludere il romanzo, che lo farei volentierissimo, farei anche solo questo in questo momento, ma non se può, e poi rifiatare un attimo. Vabbè, insomma, comunque non sono poche le cose che hai in programma. Lo so, sono già tre. quindi, già così proprio riposo non lo vedo tanto. No, ma per me scrivere è un'attività sempre che tende più a rilassarmi che ad agitarmi, soltanto che quando fai delle cose molto diverse, con scadenze molto diverse, continuando a spostarti dall'una all'altra, è questo che crea la pressione. Certo. Ma se io potessi farne una alla volta, sì. Purtroppo questo non succede perché io faccio cose diverse, appunto, con editori diversi che hanno tempi diversi, richieste diverse, scadenze diverse. Io mi giostro come riesco, e l'ideale sarebbe sempre di poter arrivare alla tua scadenza, finire quel lavoro e poi iniziarne un altro. Certo. Insomma, la realtà lavorativa non è questa, e ripeto, chiaro. Noi siamo dei privilegiati perché abbiamo un lavoro che non è stato devastato da tutto quello che è successo, come invece è successo in moltissime altre professioni. Bene, ragazzi, io vi ringrazio veramente tanto del tempo che abbiamo passato insieme. Ricordo, faccio vedere di nuovo la copertina, 10 ottobre, uscita ormai un paio di settimane fa, più o meno, quindi insomma, già passato un po' di tempo. Vi ringrazio davvero, vi do appuntamento se avete voglia, magari anche per parlare o nel prossimo volume, alla prossima uscita, o magari per ritrovarci qui sul finale e piangerne tutti assieme, se avete voglia. E vi ringrazio davvero. Certo. Grazie a te. È stato un piacere anche per voi che ci seguite da casa, e naturalmente vi diamo appuntamento alla puntata di domani, che sarà tradizionalmente la solita ora. Quindi ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao.